Venezia racconta un periodo storico, di una storia recente, spesso non approfondita, e che grazie a 72 capolavori dal Museo di Stato Russo narra le vicende che hanno portato e che sono state conseguenti alla rivoluzione del 1917. All'interno di Revoluzia troviamo un percorso che accompagna il visitatore per mano attraverso quelli che è l'evoluzione stilistica degli artisti presenti in mostra, dal figurativismo di Ilya Riepin o la Bania strepitosa di Serebriakova, dove troviamo una luce che dal basso tratteggia dei volti quasi in modo caravaggesco, fino ad arrivare alle avanguardie, al gruppo dei fanti di quadri, dove si sperimenta, ma dove si guarda a Cézanne in particolar modo e a quello che avviene in Francia e in Occidente, arrivando al suprematismo di Malevich e all'astrattismo di Kandinsky, ma anche al realismo socialista. Malevich, grande sperimentatore, vediamo in questa mostra fortemente rappresentato fin dalla ricostruzione dei costumi dello spettacolo Vittoria sul Sole, spettacolo avanguardista del 1913, dove fece la comparsa per la prima volta l'idea del quadrato nero. Malevich, che sempre rompe gli schemi antiborghese e che in epoca staliniana viene tacciato invece di essere proprio un rappresentante e un sostenitore della borghesia. E lui dirà: io sono come un neo Giordano Bruno che deve essere bruciato sul rogo, e quando invece sono sempre stato contrario alla borghesia e a ciò che essa rappresenta. Alcuni maestri che sorprendono per la loro particolarità tecnica e pittorica di esecuzione in questa mostra possono essere Pavel Filonov, che con la sua tecnica così caleidoscopica rappresenta il reale e l'onirico in modo unico e sorprendente. Il dipinto della fioritura universale davvero ne è un eccellente esempio. Quindi la sua idea che tutti i popoli del mondo finalmente avrebbero potuto davvero dialogare in pace e con serenità. O artisti che vengono da un'eredità ottocentesca, ma che davvero innovano sapientemente, come Serov, Valentin Serov, di cui troviamo un piccolo prezioso dipinto e una grande tela della ballerina Ida Rubinstein. Come dice Kazimir Malevich, nei profondi nascondigli dell'arte si trovano i segreti dei colpi di Stato.